Ciao ragazzi e bentornati su Itinerari di Pesca. Con un tutorial quest'oggi, dico sempre un tutorial un po' particolare. Quest'oggi effettivamente lo è, perché non è proprio un tutorial, è una visione underwater, sott'acqua, di ciò che avviene quando peschiamo a feeder. Certo, ve lo potrei fare sul carp fishing, sullo spinning, su tante tecniche, ma se c'è una tecnica dove noi siamo ferrati, siamo abbastanza bravi, è il feeder, e quindi si inizia con questo. Molti di voi, noi soprattutto, peschiamo a method feeder. Ok? E l'innesco principe, diciamo, che si utilizza nel method feeder di solito è o il pellet o le dumbbells o le micro bonnets o comunque il mais, ma principalmente di solito si usa vedete, noi usiamo spesso, quasi sempre, l'esca naturale. Per quello che riguarda l'esca naturale, però, ci sono vari modi di presentarla ai nostri amici pesci. Sì. Oggi faccio il professorino. Quindi vedremo, Boni, che foglietto mi ci voleva. Quattro tipologie di approccio con il metodo, quindi con un innesco, sarà un po' misto quasi a specialist carp fishing, anche i carpisti potrebbero trovarlo interessante e sono convinto che anche Gabriel lo troverà interessante. Quindi vedremo un innesco classico di mais, come lavora sott'acqua, quindi un innesco affondante. Faremo un innesco bilanciato con un mais, con un chicco fake o un chicco vero, per farvi vedere come funziona il chicco bilanciato. Avete già visto, se non l'avete visto, recuperatelo, il tutorial che abbiamo fatto sugli inneschi del carp fishing, ed è una versione questa per il feeder. Poi vedremo la versione galleggiante, e quindi il mais galleggiante come lavora. Quindi simile al pupazzo di neve con le bandine. Simile, ma non uguale, proprio perché andremo a sfruttare i 15 cm che noi abbiamo, 15-20 cm del nostro terminale. E infine vedremo una parte in più, una cosina in più, e vedere come lavorano le bandum. Le bandum di recente emissione no, perché comunque è già un po' che ci sono, non sono utilizzatissime, ma sono un innesco molto interessante. Vedremo come lavorano però sott'acqua, perché molti pensano che siano totalmente affondanti. Sarà vero? Vediamolo sul pratico nell'acquario. Allora ragazzi, come abbiamo creato un pochino di pastura, la mettiamo sul nostro method. Ed ecco questo l'innesco classico, quindi due chicchi di mais sul nostro rig multi-innesco, il nostro method feeder con la nostra pastura, andiamo a inserire il method e vediamo come lavora sott'acqua. Sott'acqua, come vedete, l'innesco classico rimane appoggiato sopra la pastura e si sfalda, e diciamo sfrutta lo sfaldamento della stessa per rimanere immerso in una pallina di pastura. Vediamo adesso invece il method bilanciato. Il method bilanciato ha più o meno un funzionamento simile, ma non completamente uguale. Bilanciando, come vedete, un chicco di mais normale con un chicco di mais fake, come vedete l'amo si stacca dalla superficie, ma in fase iniziale naturalmente no, perché come sapete noi tendiamo ad inserire l'amo con la punta verso l'alto, girato col dorso verso l'alto, e quindi già di per sé ci sta, ma al momento in cui, come avete visto prima, si scioglie la pastura, l'amo si appoggia. In questo caso invece l'amo non si appoggia. Possiamo anche avvalerci dell'utilizzo di un piccolo piombino qualora vogliamo ottenere un bilanciamento perfetto, se il chicco fake va a superare di troppo il peso del chicco, diciamo la galleggiabilità del chicco normale, ma l'obiettivo è quello di tenere l'amo, nonostante la pallina si sia sfaldata, sempre nella posizione facile all'abbocco, definiamola così, dove comunque il pesce ha la possibilità di assorbire e disorbire l'innesco in maniera più semplice e facendo meno sforzo. Nel caso del mais galleggiante invece, semplicemente uno o due chicchi fake che portano su amo e terminale fa sì che il nostro innesco si stacchi anche di 15, 20, 30 cm in base alla lunghezza del terminale stesso. Come vedete l'innesco è quasi uguale a quello agli altri precedentemente visti, solo che viene fatto appunto con due chicchi fake possiamo sbizzarrirci con i colori. E niente, questo a cosa serve? Serve nei casi in cui sul fondale abbiamo la presenza magari di un manto di alghe che va ad inficiare l'azione di pesca. In questo modo possiamo staccarci quel tanto che basta, magari appunto per superare questi ostacoli, oppure per rendere la nostra esca più evidente rispetto alle altre intorno, al mais che abbiamo magari lanciato, oppure naturalmente alla nostra pastura. Ma adesso vediamo come lavora la bandum.
A meno che non ci siano indicazioni diverse sulla confezione, la Bandum si comporta come un esca affondante, quindi come il primo dei tre inneschi che abbiamo visto. Rimarrà immersa nella nostra pallina di pastura per un effetto catturante. Vi sono comunque però Bandum che hanno la possibilità di essere semigalleggianti, affondanti o galleggianti. Quindi starà a noi controllare bene la confezione. Bene ragazzi, anche questo video tutorial è giunto al termine. Veronica non ha parlato nulla. E lo sapete perché? Perché l'abbiamo improvvisato. Io ho detto, ma parliamo di questo che voglio fare un tutorial su questo. Quindi non ci siamo preparati niente. Veronica, immaginavi che ci fossero così tanti modi di presentare il semplice mais in una semplice tecnica qual è quella del method? Dunque sì, gli altri due no, pensavo che la bilanciata e il galleggiante fossero la stessa cosa, ti direi. Vedi, vuol dire che quando davvero una Gabri non ti ascolta, a parte no, lei era al centro commerciale con la Katie, è vero. E non guardi i nostri video, perché ho detto i nostri video, ragazzi, hashtag Veronica non guarda i video. Detto questo ragazzi, vi ricordiamo come sempre che se il video vi è piaciuto... Au! Un telefono? Sì, ha festeggiato l'occhio, dai! Cliccate mi piace, commentate, condividete e iscrivetevi al nostro canale! Venite a trovare su tutti i nostri social, cercate Itinerari di Pesca o Itinerari di Pesca Italia sul web e appariremo noi! Yeah! Detto questo vi salutiamo, vi ringraziamo per aver seguito anche questo video tutorial, speriamo che vi sia utile. Vi ricordiamo anche che se volete dei tutorial particolari scrivetelo qua sotto. E niente, vi ricordiamo il nostro motto, catch and release. Ma anche viva la patata. Tanto non l'ha sentito.